Quale sarà l'epilogo tra bene e male? Chi prevarrà tra l'arconte e la sua parte malvagia? E come si svolgerà un match con mazzi simili tra loro? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento bisettimanale. 7 giorni fa sul profilo Instagram siamo andati a vedere più nel dettaglio il contenuto dei due mazzi gemelli che quest'oggi si sfideranno in un match davvero interessante. Per l'occasione ho chiesto una mano all'arcontessa che prenderà le veci del malvagio mentre personalmente vestirò i panni dell'arconte ordinario. In più volevo ringraziare Stefano di Grande Inverno per aver messo a disposizione la fumetteria che ci ha ospitato per questa partita e Andrea Paron che ha messo al servizio di questo contenuto i suoi mazzi gemelli. In più volevo avvisarvi che, avendo giocato davvero poco questi unici, durante la partita, piccolo spoiler, ci saranno sicuramente dei misplay, ma lo scopo di questo contenuto è quello di veder fronteggiarsi due deck che mai prima d'ora nella storia di Keyforge hanno giocato contro, rendendo questo scontro il primo ed unico al momento al mondo. Un evento davvero senza precedenti. Prima di iniziare, so che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non siete ancora iscritti. Pensate che se tutti voi vi iscriveste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 iscritti, quindi il vostro supporto è fondamentale, dateci una mano. Inoltre vi invito ad attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Ed ora scopriamo assieme come andrà a finire lo scontro tra bene e male sul crogiolo, osservando l'arconte fronteggiare in questa resa dei conti la sua copia malvagia. Andiamo a dargli un'occhiata. Signori, benvenuti in questo scontro che si prospetterà davvero incredibile e pieno di colpi di scena. Vedremo affrontarsi Jarvis il Glaciale, Visir del Laser, con case Logos Sanctum e Federazione Stellare, giocato dall'Arconte del Crogiolo, ed il gemello di Jarvis il Glaciale, Visir del Laser, con casate Logos Sanctum e Federazione Stellare, giocato dall'Arconte Malvagio, che in questo video vedrà l'Arcontessa vestirne i panni. Chi riuscirà a prevalere? Non ci spetta che scoprirlo. Mettetevi comodi e preparate i popcorn. Il match sta per iniziare. Buona visione! E una 7. Allora. Gioco Logos, nucleo isotropico e passo. Lui e alzo la marea. Ok. E gioco anche. Che fa lei? Raccolto, se la marea è alta, il tuo avversario scarta una carta casuale dalla sua mano. Ok, per guai. Passo. C'ha due. Beh, gioco Federazione Stellare. Rocketer Triska, Diplomatico Agung, e appartiene a Sanctum, facciamo. Folgoramento, faccio 3 danni qua. E passo. Vediamo. Gioco Federazione Stellare. Se la marea è alta posso guardare 2 carte dalla cima del mio mazzo e scarto una.
Va bene. Il rumore del legno. Questo. E prendo un'ambra. Ok. Poi gioco quest'altra azione. Prendo un'ambra. E guardo tre carte. Pongo in un qualsiasi ordine e pesco una carta, dopodiché gioco lui. Cosa fa? Ah, ho capito, sì. Quello che ti fa utilizzare, puoi giocare una carta non federazione. Giocare o usare una carta non federazione stellare. Ah, giocare o usare? Sì. Buona. E qui ci metto questa miglioria, riceve più due forza. Quindi un 3, è un 5. Sì. Ok, questa catturi. Catturo anche. La catturi. Ah, questa era, ok. Sì, è uguale. Questa creatura ti hai distrutto, assegna il blaster ufficiale al vicino di questa creatura. E okay. Passo. Allora, io gioco... Gioco Logos. Pure io. Quindi, guardia sentina, alzo la marea. A me, questo si ripristina. Dopodiché gioco un vecchio Egad e il principio è il principio di immersione. Ogni giocatore perde metà dei suoi. Quindi due delle sue ambre, sì. No, una, perché è per difetto. E con il vecchio Egad posso raccogliere, sì. Ma entra pronto? Sì, perché la marea è alta, c'è una roca terrestre, entra pronto. Passo. Allora, gioco Logos e raccolgo e alzo la marea. Ok. Gioco questo artefatto, che è il nucleo isotropico, prendo un'ambra. Ogni creatura ottiene pericolo 1, quindi prima che venga attaccata fa un danno. Sì, buono. Gioco anche lui. Quindi ripassi la marea. Sì. E gioco semplicemente questa azione, Onore Schiavis, per prendere un'ambra, catturarne una. Allora io gioco. Gioco. È sempre Logos, va. Allora, nucleo isotropico, sempre, prendo un'ambra. Dopodiché gioco questa carta. Allora, con il vecchio Egad ci attacco qui e gli faccio un danno. Questo c'ha più due forza, quindi c'è. Sì, 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 va bene, questo si schianta contro il danno di nucleo, si schianta contro l'armatura per un danno, perfetto, non muore. Okay. Quindi glielo fai un danno. Un danno glielo faccio lì, sì. E proteggo la Rocketer. Sì. Se mi dai anche più due forza, così almeno. Sì, va bene, sono dei. Non sono segnalini, però va bene, uguale, almeno ce lo ricordiamo. Sì. Dopodiché Burbero Cuore d'acciaio prende più due. Perché ho giocato il nucleo per ogni carta che ha giocato in questo turno, incluso questa di due. Con il guardia sentina raccolgo, giro la marea a tuo favore, con lui invece, visto che entra pronto, ma si raccolgo qua, no? Passo. Ops. Vai. Allora, facciamo così, scelgo Logos, faccio raccolto con questo. Poi con questo
questa, quelli sono i due pericoli, vero? Sì, quindi se attaccasse praticamente morirebbe ancora prima di sferrare il colpo. Allora raccolgo anche con questa, rialzo la marea e gioco lui. Ok. E passo. Allora gioco, sì, gioco Federazione Stellare. Sei in check? Ok. Federazione Stellare. Allora, vediamo un po'. Con il diplomatico Agung raccolgo e lui diventa Federazione Stellare. Raccolgo sempre. Rialzo la marea per me. Dopodiché, Tenente Valmart, le tue chiavi costano più 3. Quanto c'hai là in riserva? 2, 4, 7? Ok. Dopodiché gioco il tenente Karkar qui, traduttore universale sul tenente, sul Rocketer. Raccolgo con il Rocketer e con lui ci combatto qui. E quindi muoiono entrambi. Visto che te li prendi. Perfetto, passo e check. Allora. Non avevo altro in mano? No. Passo e check. Allora, raccolto. Sì. Raccolti. E con questo lo colpisco qui. Ok. E adiro tutte le tutte mie creature solitarie. Ok. Mi passi i segnali di 4. Allora, ok. 2, 3, 4. Molto bene. Passo. Io porgio. 5, 6. Allora, gioco sempre Federazione. Federazione? No, mi conviene giocare Sanctum. Sì. Allora, con Sanctum io faccio una cosa che tu hai fatto a me nelle partite precedenti. Adesso te la rigioco contro questa cosa. Barrister Gioia vicino al tenente. Adamo del Lago. Perché a provocazione. A provocazione, pericolo 5. Pericolo 5. Adamo del Lago che dà più 2 armatura ad ogni servitore. Dopodiché qua ci metto Aya l'anonima e il tenente Xalvador. Dopodiché passo e tu forgi. A 6, giusto? Sì, sì, a 6. 3, 6. Ok. Allora, tocca a me, giusto? Yes. Dunque, scelgo Sanctum, per cui gioco lei. Gioco lei. Gioco anche lei. Per una di cronaca, questa qua, in una partita passata, mi ha dato tanti di quei problemi che non ma... veramente la metà mi bastavano. Gioco anche lui e... lei che qua è alta la marea. È bassa, sì. Sì, è bassa per te, è alta per me. Perfetto. E passo. Ok, allora. Gioco. Allora, gioco Sanctum. Allora. Con lui. Picchio qui. E gli faccio un danno. C'ha 3 di armatura? Sì, c'ha 3. Sì, ok, perché lui quando la marea è alta. No, di armatura. Ogni amica riceve, ogni amico lui. Ah. Ogni amico, ogni creatura amica fa più. È vero, ha pure pericolo, quindi 2 danni. A posto. Con Barrister raccolgo. Aya con.
combatte e combatte. Dove combatte? Allora, qui. Hai sempre pericolo, no? Sì, ma non le vengono inflitti danni se si trova. Dopodiché cura o ferita, la ripristino e ricombatto sempre qui. Arena mutevole, sposto una creatura amica in un qualsiasi punto della linea di battaglia e quella creatura cattura 1. Quindi, dopodiché appendo pure un'ambra e catturo un'ambra. Ambra e catturo qui. Sposto questo qui, lo sposto... Il diplomatico sposto così. E il diplomatico ti cattura un'ambra. E dopodiché passo il check. Ok, io scelgo Sanctum, sì. Per cui gioco lei. Ok. E raccolto e non puoi raccogliere. Ah, non posso? No. L'hai messo vicino, ovviamente, quello che provo. Questa è una mossa che mi ha insegnato l'Arcontessa. Allora, se non posso, direi che con questo picchio su di lui. E muore ancora prima di... No. Di colpire. È vero, lei. Lui non prende danni. E ti fai 3 danni. Okay. Maledizione. Lo ripristino. Maledizione. Sì, morto. Quindi, questa è una... Dopodiché, appunto... Attenzione, dicevo... trova proprio... maestro, no. Dunque... Direi a questo punto che lei la posso sacrificare combattendo con... Ma lei l'hai messa adesso, però. Ah, già, è vero, scusami, quindi allora lui... Ok, e muore. Sì, muore. In generale. Gli fa quanti danni? Gli fai la bellezza di 1 danno. Non lo so. La marea è alta e gli dà più 2 armature. Anche al vicino? A tutti, ogni creatura amica. Ok. 1 danno solo, eh? Sì. Direi che a questo punto gli posso... lo uccido con questo, vero? Credo di... no. Ma sì? No, gli fai 4... gli fai 3 danni, quindi andrebbe a 4. No, non lo uccidi. Ok, lui muore però, giusto? Lui no, credo c'ha che... c'ha 6, meno 2, sì, muore. Perché c'ha 2 pericolo, che gli tolgono 2 armatura, sì. E gli farei 4 danni, quindi muore. Cioè gliene farei 5 in realtà, quindi ha 4, quindi okay. Ha 1 d'armatura e 3 di costituzione, quindi si morirebbe. Lo stesso per lui, vero? Sì. Ok, allora sacrificandoli entrambi praticamente mi uccidi Barrister, ma li devi sacrificare entrambi. Sì, ma a questo punto non so se conviene. Lascio così per adesso. Passo. Ah, io forgio. Gioco federazione. Questi si ripristinano, no? Sì, tutti. Allora, qua adesso inizia a essere un grande problema, ovvero... Allora, vabbè, iniziamo con... sì, per forza. Allora, scoperta del bioma. Io vedo le prime 2 carte del mazzo. Ne posso scartare una e l'altra. Dopodiché, ufficiale culturale, conoscere il territorio, vedo le prime 3 carte, le metto nell'ordine che voglio e ne pesco una. Dopodiché con il Rocketer attacco... Sì.
azioni, gli tolgo tiro, provo la protezione della virazione, combatto qua e la distruggo. Però aspetta, perché tu mi fai prima un danno di quindi tre danni gli fai. Gli fai prima un danno di provocazione e poi gli dai per fuori. Sì. Come di provocazione? Scusami, gli fai prima un danno di pericolo e gli togli la protezione. Dopodiché picchio e quindi tre danni. Comunque sopravvive, si attiva l'effetto combattimento che posso utilizzare una creatura non federazione in questo turno. E gioco lui per poter raccogliere. Sì, per raccogliere. E lui niente, te lo schianto da qualche parte, magari. Dove te lo schianto? Perché così mi è letteralmente inutile. Quindi vabbè, te lo schianto. È inutile. Lo lascio qua. Lo lascio qua, non fa nulla. E va bene, allora, visto che è, ti metto un altro tenente Valmart qua. E passo. Le due chiavi costano più 3, ma insomma. Non credo che ti interessi. Allora, scelgo Federazione Stellare. Sì. Lui con provocazione. Oh. Cosa hai in mente di fare? Scelgo questo e guardo le carte. E pesco una carta. Dopodiché. Le due carte costano più 3. La marea è alta per me. Ah, ok. Gioco anche lui. Dopodiché gioco questa, prendo un'altra e infliggo un danno, sì, 3 danni, direi di farli intanto a questa qui. Non gli passa nulla, perché c'ho sempre 2 armature in più. Beh, un danno, ah no. No, nulla, c'ha 3 di armatura. E allora li facciamo a lui. Un danno e muore. Ha preso l'angra, sì? Mi sa di no. No, prendilo in caso. No, no, l'ho presa. L'hai presa? Ok. E passo. Ok, allora io gioco... Gioco Federazione Stellare. Allora, raccolto, e posso utilizzare una creatura non federazione stellare, combatto qui e gli faccio 3 danni. Questo c'ha 3. E sempre comunque hai l'anonima che non dia danni, okay, se non si trova sul fianco. Grazie mille per avermi passato queste informazioni preziosissime, perché prima l'hai fatto, come hai visto, me l'hai distrutto il tenente Karkar con... La combinazione tra Aya e cura o ferita. Sarà una bella mossa. Dopodiché col... ok, ho utilizzato lui. Lui va bene così. Lui raccoglie, le chiavi gli costano più 3. Lui raccoglie. Posso giocare una carta... giocare oppure usare una carta non federazione stellare in questo turno. Passo. Sì. Allora io scelgo Logos e gioco questa azione, quindi per il resto del turno ogni okay, volta prendi, che prendi Ambre, sì, ogni volta che giochi un'azione, buono. Poi gioco questa, prendo un'Ambra e posso giocare una carta dal mio cima del mazzo. Gioco lei, non è alta quindi non entra brutta purtroppo. Okay. Poi gioco anche questa, quindi prendo un'altra Ambra. Puoi giocare una carta non sì, Logos. Non Logos. Buono. E giochiamo questa azione. Questa azione qua. Ah! E quindi io non del paradiso. Perché so 5. Giusto. Sì, sì. Ah, veramente una ne dovrei prendere di Ambra, giusto? Perché ho. Sì, ne prenderesti praticamente 2, quindi rimarresti comunque sempre a 5. Ah, ok.
Perché giochi l'azione, prendi l'ambra, si attiva, prendi l'ambra dell'azione, prendi l'ambra del bonus ambre, si attiva l'effetto di porti Ah, di ecco. paradiso e ti togli le due ambre. Quindi comunque non le prendo punto e No. basta, ok. E vediamo, passo. Gioco Sanctum. Allora, con lui combatto, prendo due e mi schianto, cioè schermaglia, però se no, batti sul tenente. Muore. Sì, e prendo due ambre. Barrister raccoglie. Con Aya combatto sempre sul tenente e lo uccido. In generale salvo da raccoglie. Dopodiché mi gioco Morphion. Sai, prima ho dimenticato il blaster di passarlo in vicino. Ah, è vero. E passo. Check. Allora, scelgo, vediamo. Non posso alzare la marea, Se giusto? paghi tre vincoli, sì. Ci siamo, tanto pago 3 vincoli e alziamo la marea. Quindi qua Segnali là. Ah, già sono segnati. sono 6 qua. Allora, questa perde questo. Mi guadagna quest'altra. Perdiamo la metà del nostro. Trapianto? Ok. Quindi 9, io ne perdo 4. Io sono a 5, ne perdo 3. 2. Quanto stai adesso? 5. Questa è una delle discarte. Sì. Poi gioco questo, quindi se mi attacchi sempre due di quei due, ciò qua. Va bene. E per finire gioco questo, che è una creatura. Infliggo a una creatura nemica un ammontare pari alle carte che ho giocato in questo turno, quindi Ne ha 1, giocato un po', 2 eh? e 3. 3, sì, infatti. E direi che a questo punto lo infliggo a questo qua, mi È prendo l'Aquila. diplomatico? Sì, mi Ok. prendo l'Aquila. Passo. Stai in check, giusto? No, c'ho 5. Hai 5? Io gioco Logos. Evviva la scienza. Mi prendo un'ambra ogni volta che gioco un'azione. Gioco Swaven P. Alterazione di fase e prendo un'ambra. Conoscere il territorio su alterazione di fase. Prendo un'ambra. Ne prendo un'altra per il bonus. Vedo le prime tre carte. Onore Schiavis. Non so se ce la faccio. 4, 5, 6, questa metto qua. Allora, sto a ne ho giocate 6 che sono 1, 2, 3, 4, 5, no, 5, Sì, 1, ce 2, la 3, fai 4, comunque. 5, 5? Sì, 5. Quindi sono 7 più 6, 13, giusto? 13, 12, 11, 10, 9, 8, ce n'ho 9, forse. Ma ha girato bene stavolta, eh? Però in ogni Sì. caso devo dire che è la prima volta che vinco questo mazzo, tutte le altre volte mi ha letteralmente demolito.
Impressioni finali riguardo questo match. Mi sono divertito davvero moltissimo. Osservare le dinamiche che prendevano vita e si riproponevano turno dopo turno in una serie ininterrotta di déjà vu mi ha fatto capire quanto possa essere bello giocare a Keyforge con questi mazzi. E la cosa che più mi ha colpito è stata la repentina nascita di nuove sinergie che man mano andava avanti la partita crescevano sempre di più in numero, cosa che con altri unici tradizionali è capitato, ma a un ritmo meno sostenuto. Il fatto di affrontare un altro giocatore come se si stesse combattendo allo specchio ha fatto davvero bene allo sviluppo di nuove sinergie e modi di poter incastrare al meglio ogni singolo elemento del deck. Davvero tutto molto costruttivo. Sono soddisfatto, soddisfattissimo di come sia andata e dell'esperienza che ho potuto vivere grazie ad Andrea e ai suoi mazzi. E voi avete delle domande da fare riguardante il match che avete appena visto? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.